Io sono padre Luciano, perché non lo sapesse, ma dal fracasso che faccio, tutti se ne saranno già accorti, e la signora è Milena Carrara Pavano, e il suo carissimo sposo Andrea, è mamma ed è nonna. Allora, come sarà questo incontro qua? Che è programmato fino alle 6. Chi vuole, poi volesse rimanere un po' di più, ovviamente, sarà molto gradita la sua presenza. Anzitutto, una parola che devo dire io, tocca proprio a me, anche è scritto anche nel programma, il perché di questa scelta, come argomento, come personaggio, testimone, manicario, e aggiungerò anche perché poi questa scelta di questo incontro, che è la signora Milena. Ah, tiriamo lì, da sorella Milena, dopo ci sarà, credo, una proiezione che lei ha curato e che ci farà vedere visivamente l'umanità di Manicar. E poi ci sarà un intervallo per bere un po' di caffè, un po' di tè, non so, mangiare un dolcetto, abbiamo preparato anche noi dolcetti che non saranno di questa finezza, però li abbiamo preparati, quindi ci possiamo un po' rallegrare per questo quarto d'ora o 20 minuti, poi riprendiamo e diamo un'ora abbondante, un'ora e mezza possibilmente, alla sua testimonianza, partendo dalla proiezione che ci ha offerto, e poi il coinvolgimento di tutti voi. Quindi oggi è un po' come quando uno arriva in un posto dopo aver camminato tra gli alberi, arriva dove c'è un bel vedere, la prima cosa che fa si guarda attorno, ma dove sono arrivato? Ah, guarda là, la città e la fiume là, eccetera, no? Oggi è un po' questa presa di visione, no? Per partire bene, la prossima volta entreremo invece più, diciamo, dettagliatamente nel percorso della testimonianza di Panicale. Perché questa scelta? Beh, questa scelta parte anzitutto da un rapporto personale con Panicale, che tra l'altro la prima volta che io ho incontrato Panicar e la stessa volta non ho incontrato Milena. Io ero in Sicilia, ero negli anni 90, 92, una cosa del genere, e in dove è stata fatta anche la presentazione del libro Pensieri di Vita, lì i servi di Maria tenevano un evento proprio sulla tematica del dialogo tra culture, tra spiritualità. E siccome è saggio in un incontro del genere avere alte montagne e poi avere basse colline, ha chiamato Panicar e sottoscritto a Panicar. E lì io ho incontrato Milena. Io Panicar lo conoscevo precedentemente, avendo letto questo libro, Il silenzio di Dio, la risposta del Buddha. E mi aveva già affascinato questo. Questo libro poi è stato ristampato da Raymond Panicar, Il silenzio del Buddha, un ateismo religioso, edito da Mondadori. E credo che sia tuttora reperibile questo. Quindi questo incontro personale, Panicar aveva anche gustato un libro che avevo pubblicato, è Il Vangelo secondo Giovanni d'Ozena, il primo volume, e si è offerto per fare la introduzione, la prefazione meglio, al volume 2, e così è stato, lo trovate anche lì sul banco dove sono i libri in vendita. Tra le cose che lui mi scrisse, che mi permetto così di ritoccare in questa occasione, questa lettera alla quale io poi
stoltamente non ho dato seguito. E lui dice che ha parlato delle pubblicazioni nostre, queste curate dal sottoscritto, a una casa spagnola, e avrebbe piacere che si creasse il rapporto per la pubblicazione in spagnolo, e a questo non ho fatto un seguito. In un'altra sua lettera, penso che si faccia ancora tempo, sì. Sarebbe bello, sì, visto che lo spagnolo è la seconda lingua che circola nel mondo dopo l'inglese, seguita poi dal cinese, e la quarta studiata nel mondo è l'italiana, come ci è stato scritto sui giornali. Questa qui è veramente, mi parla del suo rapporto che ha con Gisso Forzani, il monaco dello Zen. Dice: cammino con lui mentre il mio cuore palpita con te. Ed è bella questa lettera che mi ha mandato, che sento molto fraterna. Pellegrinare assieme, e il pellegrinare assieme uno vicino all'altro, perché in quel momento viveva con Giorgio, il monaco Forzani era con lui, però palpitare con un fratello che è lontano, però il cuore palpita assieme. Cose che ho detto ora sono molto secondarie al confronto della motivazione principale, ed è che Panicar e sempre più lo si scopre, un dato di fatto è che la, non la signora Milena, Milena ieri è volata in Germania, dove? A Francoforte, la fila più grande del libro, no? Ecco, è chiamata appunto per i testi di Panicar, e poi è ritornata di nuovo. C'era lo sciopero, quindi per rientrare, per poter essere qui oggi, sono partita alle 5 del mattino per prendere il primo volo. Ho incontrato 5 di ritorno, tra l'altro è andata molto bene. Poi ho preso l'aereo di ritorno, ma non c'era, per lo sciopero, dovevo andare a Roma. A Roma aspettare, perché fino a mezzanotte c'era lo sciopero, sono arrivata a 1:30, 2. Grazie. Ecco così. Ma ecco, il motivo è questo. Per comprendere chi siamo noi è molto importante voltare gli occhi nel passato e vedere il cammino che hanno fatto gli antenati nostri, soprattutto quelli che sono stati luminosi in epoche buie, e cito semplicemente il De Ladra, questa donna che ora viene scoperta, e in quel secolo così, diciamo, è stato chiamato Medioevo, un denso Medioevo. Ecco, però quanto è importante avere il coraggio di guardare ciò che ancora non è, ed è soltanto perché ce lo sentiamo dentro noi. Non è che c'è un futuro là che tiriamo la tenda e lo possiamo vedere. Il futuro è la nostra inquietudine di ora, la bella inquietudine, non quella che ci blocca, è quella che ci mette in piedi, quella inquietudine che ci mette in piedi. Non esiste il futuro, esiste questo germe di futuro che è la domanda che abbiamo dentro di noi, rendendoci conto che con le stupende testimonianze del passato la risposta non è sufficiente. Ossia, nell'umanità oggi c'è un'inquietudine che ottiene risposta soltanto mettendosi in cammino. Non ti basta consultare l'enciclopedia dei filosofi, dei mistici, dei santi, non ti basta leggere il Vangelo, non ti basta praticare lo Zazen, leggere il Sutra, non ti basta il Corano, non ti basta. Noi siamo carichi di un qualcosa che il passato non può risponderci. Il passato ci fa da sostegno, ma la spinta nostra è verso un futuro che nasce mettendoci in movimento noi.
E Raimon Panicale è veramente un testimone di questa creatività dell'inquietudine, o di questa inquieta creatività. E alcuni suoi titoli subito ti sconcertano, perché nel passato non hai nessun paletto per tenere su quelle espressioni. L'unico sostegno è il fatto che tu lo senti dentro, e non è una induzione artificiale, è veramente il tuo sangue di essere umano che vive ora su questo pianeta, no? E mi cito, ecco, questo: la pienezza dell'uomo, una cristofonia. Ma volevo citare, e non l'ho portato con me, una, qui dentro però questa parola è continuamente ripetuta, anche di qua, l'espressione cristoteatrico, cosmo, questo cosmo, Dio e uomo, l'aver colto questi due elementi essenziali. Oggi non c'è un comunicare con Dio senza comunicare con ciò che l'uomo è, con ciò che il cosmo è, e non c'è il conoscere il cosmo senza comunicare con ciò che Dio significa o risveglia dentro di te e ciò che è l'uomo. Questi tre elementi essenziali di ciò che oggi è, che sempre è, ma che oggi si dischiude alla consapevolezza nostra, alla coscienza nostra. E quindi questo rapporto trinitario di questi tre, potremmo quasi dire, poli di un rapporto che tutto permea. In tutto c'è Dio, in tutto c'è l'uomo che conosce, in tutto c'è il cosmo. E Panicar, questa espressione non l'ho letta, però la dico con mie parole, e credo che di dire proprio il suo pensiero: Dio, come Dio è creatore di te, quando tu come uomo sei creatore di Dio, perché nella reciprocità, nel rapporto, si sgorga all'esistenza assieme. Ecco questo sconvolgimento. Mentre prima ci piaceva tanto porre una meta là e tenerci così in un cammino che parte da un nulla che poi procede, ci piaceva molto spiegare cos'è l'uomo secondo le categorie, le stesse categorie con cui nasce una ditta che si propone un certo raggiungimento, e invece trovarci spiazzati in rapporti, in proporzioni che non sono contenibili con queste misure che noi abbiamo ereditato dal passato e che ci faciliterebbero tanto. Ci accorgiamo che non è, che ciò che noi siamo in questo momento non è contenibile, non è armonizzabile. Ed ecco allora questa inquietudine. Pensate soltanto a cosa significa cosmo. La grande progredita Europa, nel 1600, per accogliere le intuizioni di Galileo ha impiegato un secolo. Come sconvolge questo rendersi conto di essere
in un cosmo incommensurabile. Bene, detto tutto questo, dico anche un'altra parola. Perché Milena? Sia perché l'ho conosciuta, sia perché quando ci siamo trasferiti a Lodi, e a Lodi io vivevo con il monaco Gesù Forzani, e il cardinale Martini ci aveva offerto una casetta lì nell'abbazia di Chiaravalle, dove poterci raccogliere uno o due volte alla settimana, fare un po' di zazen e l'Eucaristia. Per alcuni anni lei è stata la coordinatrice del nostro gruppo. Poi dopo. Era bellissima. Bello, con una scuffetta, grazie. Tra l'altro, è bello anche ogni tanto ridere un po', no? E siccome l'ambiente era molto umido, lo scaldavamo con una scuffetta stupenda di ghisa. E veniva lì anche un ingegnere, un giovane ingegnere, no? E non riusciva a accendere, ma non si accende, sta stufa, non si accende. Cosa deve fare? L'abbiamo messa la legna grossa sotto, poi dopo quella più medio, poi dopo i rametti, poi sopra la punta di carta che andava su così e accendeva. Non ignorando che il fuoco va in su, non in giù, non si accende, non si accende. Va bene, abbiamo avuto queste belle esperienze. Quando. Ecco, poi io ho letto questo pellegrinaggio e ritorno alla sua. E ho il coraggio proprio di proporla a tutti voi. Io ne ho procurato 20 copie e sono lì a disposizione. È Panikkar l'autore e contemporaneamente in qual modo è Milena. Ecco allora anche questa nuova fisionomia, noi Chiesa Cattolica, i nostri concili sono fatti di 2000-3000 vescovi. Ecco come ci troviamo in piedi oggi, in piedi, no? Vedo anche cosa viene fuori da questa storia maschilista che è durata per millenni. Ecco come anche come Chiesa, e il cardinale Martini è stato uno dei grandi che ha percepito queste inquietudini, no? Ecco, allora mi fa piacere che in questo libro palpita il cuore di un uomo, Raimon Panikkar, e di una donna che si chiama Milena. A lei ancora la parola. Per due parole allora su questo libro. Racconta il pellegrinaggio al Kailash che Panikkar di abbiamo fatto. Quelle cose che avvengono perché devono avvenire. Fatto non è programmato, ma sono le cose più belle della vita. Io ero stata, avevo conosciuto non da tanto e mi aveva invitato a raggiungere la Tiger Tent e sempre portavo un piccolo dono e quindi ho l'incenso o due cimbali, ecco, o cose di questo tipo. E dovevo partire il sabato, le mie vengono due mie amiche e mi dicono sono stati al Kailash, una parola nuova, non l'avevo mai sentita, che abbiamo portato questo sasso, guarda che sacro, eh? Allora dico, non lo porto, avevo già portato l'incenso e altre cose, mi porto il sasso. E ricordo che, dico, questo è un sasso molto importante, molto sacro, viene dal Kailash. E lui ho visto che ha avuto una reazione, non posso dire che è impallidito perché era lì, mi ha ragione, mi basta, no, mi piano. Però dice, mi ricordi che avevo fatto una promessa a mio padre, il padre è indù, la madre è catalana, spagnola, e però non l'ho potuta mantenere perché una volta dovevo andare, poi sono stato richiamato a Roma, un'altra volta, non era stato possibile andare al Kailash. Però per gli indiani il Kailash è un po' come la Mecca, per i musulmani. Andare al Kailash è andare alla sorgente, e per i tibetani voi probabilmente lo sapete. E io in modo spontaneo, vabbè, e perché non vai? E dice, adesso col mio cuore, che aveva qualche disturbo al cuore, alla mia età, diciamo sono 78 anni, qualcosa di simile. Dico,
Beh, ma se te la senti, e con chi? Vuoi che ti accompagni? No. Così, ma non sapevo nemmeno dove andare, dove fosse il garage. Magari, vediamo. Prima cosa, chiedi al medico se il tuo cuore può sostenere. E il suo medico era un amante della montagna. Poi l'ho scoperto dopo. Per cui gli ho detto, ma se lei se la sente, gli fa piacere, ma vada! E così insomma, ha provato. È stato tutto un... le mie amiche ci hanno dato, erano due, i bastoni, e ci hanno dato di due giancamento, tutto pronto, abbiamo organizzato, e così siamo andati a Kailash. Ed è stata veramente un'esperienza unica, perché era il vero pellegrinaggio, ma vero in che senso? E il pellegrinaggio, come mi dice anche forse nel filmato, ma non c'è nel libro, è quando uno proprio è deciso ad andare alla sorgente, costi quel che costi, anche la vita. E per Panica era proprio anche la morte. Tant'è vero che è stato molto difficoltoso, perché 5.500 metri. A volte dicevo, ma adesso sto camminando oltre il Monte Bianco, perché non stava bene, non dormiva. Però era anche molto sereno, molto contento, diceva, posso migliorare di questo per morire? Dice, sì, ma scusa, ma io che ti trovo al mattino sotto la mia moglie, magari pensa anche a me. Comunque è stata un'esperienza bellissima, veramente. E quindi abbiamo scritto questo libretto, Pellegrinaggio al Kailash, e poi è stato pubblicato da Padre Spedito da Servizio. Poi ho avuto la fortuna di averlo come maestro, quindi il nostro rapporto è continuato, ho lavorato per lui come collaborando, traducendo, eccetera. E una volta eravamo in India per un ritiro e quel giorno mi suggerisce, perché all'inizio come tutti facciamo dei sogni, quando ci mettiamo con questa sete, questa inquietudine, questo sì che ti travolge, no? Avevo sete, bevevo qualunque acqua, forse sapete di Fornadello, qualunque era acqua, io avevo sete. E quindi mi sono anche capitati dei sogni particolari e andavo sempre da lui, gli raccontavo i sogni. Ve lo immaginate? Lui che parlava dell'esperienza cosmoteandrica e quindi dice, tu che sogni hai fatto? E gli raccontavo i miei sogni. Poi eravamo l'opposto l'uno dell'altro. Comunque dicevo questo perché ho perso il filo, stavo dicendo che Dario Kailash, eravamo in questo ritiro, lui mi dice, perché non scrivi le tue esperienze, i tuoi sogni, ma per qual motivo? È come una liberazione. Infatti per me erano così importanti che avevo paura di perdere il significato di un sogno, di qualcosa. E allora io, in modo molto sfacciato, dico, va bene, io scrivo, avevamo tempo, avevamo un ritiro, quindi avevamo quello. Io scrivo il mio, diciamo, il cammino, però lo scrivi anche tu. E lui è rimasto un po' così, perché tanti gli avevano chiesto di scrivere la sua biografia, il suo cammino spirituale. Però un maestro non può dire di no a un discepolo, il discepolo deve obbedienza al maestro, ma anche il maestro al discepolo, se le domande, se le richieste sono. Va bene. E così io ho scritto la mia storiella e lui scrive la sua. E poi metto insieme le cose e come fosse la tesi in un nuovo universitario, faccio delegare, faccio tre copie, non mi ricordo, e do una a lui, una a me e poi una, non so, una a me. Passano gli anni, ormai il prossimo è molto avanti e quindi la sera quando lo raggiungevo, lavoravamo tutto il giorno, poi la sera non si sentiva più di continuare la revisione di un libro o qualcosa. E gli portavo sempre nelle mie DVD da vedere tutti i cristi di questo mondo, nel senso da quello di Pasolini a quello di tutti i vari seri. Quella sera non avevo nessun DVD e lui prende il libretto che avevamo scritto, lo legge e si commuove, sempre da tracce, perché quello che mi presenta tutto, quando si dimentica di provarlo prima. E leggendo dice, ma sai che bello!
tua storia e la mia. Ma perché non lo pubblichiamo? Scusa, ma l'abbiamo scritto in viaggio, l'abbiamo scritto per noi. No, no, a me piacerebbe pubblicarlo. E la mia reazione qual è stata? Beh, insomma, il tuo racconto è importante, ma il mio racconto era tuo, non a chi fosse, a chi interessa. Io preferirei non pubblicare la mia parte, sono d'accordo con questo io e il mio. A chi lo mi guarda e fa? E vedo che è ancora un bel ego. Una frase così in mente, perché dici io non vorrei il mio racconto, hai notato che 50 volte hai detto io e il mio? Sì, hai ragione. Mi piacerebbe pubblicarlo, poi salto tutto e così è stato su richiesta della nipote, c'è stato pubblicato in catalano, quindi in catalano. Ed è stata l'ultima presentazione pubblica di Panica sulla sedia a rotelle che ho voluto venire a Barcellona per presentare il libro. Però in greco c'è ancora, ho detto di sì, l'ho lasciato pubblicare perché dentro di me c'è in catalano, chi mi conosce. Però la casa editrice pubblica in catalano e in castigliano, adesso, è sempre in Spagna. Poi però a una fiera del libro la casa editrice spagnola promette, vende, non so, i diritti alla francese, a quella francese, senza nemmeno chiedercelo, e quindi è uscito anche in francese. Dopodiché, Jacobuc, che pubblica tutta l'opera omnia, con questi volumi, l'impegno, anche le energie economiche, eccetera, dice, però scusa, ma questo libro l'ha pubblicato in catalano, in castigliano, in francese, perché non lo pubblichiamo anche noi? È che io non lo volevo in italiano, perché poi magari lo leggeva nel cognato, oppure qualcun altro, e allora vedeva, magari avrebbe deriso della mia storiella. Comunque, poi è passato tanto tempo, e qui è anche compreso l'ultima parte, che è quella più che a me commuove, perché racconto gli ultimi giorni, anche prima della sua morte, prima giovedì, il sabato e la domenica, quindi quello che il discepolo sente, che il maestro racconta. E questo è per dire due parole sul libro, che non lo consiglio mai a amici stretti, soprattutto ai familiari. Invece il filmato, perché ho proposto di proiettare questo filmato? Perché parla della sua vita, ma non sono io che parlo della sua vita, io lo aiuto soltanto a farlo parlare, perché il Gabriele Fonseca, che ha fatto anche altre riprese anche in San Carlo, era tanto che desiderava fare una bella intervista, e allora tornava al nostro dove, mi telefona, dico guarda, io sono qui con padre Panica, e avevamo appena finito un ritiro, e fra due giorni però ritorno, sono andata dopo alle 7, non so come ha fatto, è arrivato lui con il tecnico eccetera, ci sono qua, dico bene, allora di dove vuoi andare, che cosa pensi di, perché abbiamo intervistato anche nell'altro per San Carlo, e lui mi dice ma io non ho preparato nulla, e allora cosa gli chiedi, cosa? Ah ma ci sei tu? Ma io non ho preparato nessuna domanda, come... E mi è venuta questa idea. Infatti nel filmato vedrete che vi dico semplicemente racconta la tua vita in modo che non sia solo per me, ma sia anche per le altre persone. E quindi è il Panica ormai alla fine della sua vita che riporta gli avvenimenti. Però ho pensato, meglio sentire direttamente lui, e poi ha un sorriso orizzontale perché anche la comunicazione immediata è finito. E ci gustiamo anche le scene del Tibet. Sì, perché si è detto anche, sì, per il grazie. Allora adesso si va a Tibet e per vedere meglio, bisogna un po'. E credo che anche lui a nessuno ha così proprio veramente confidato il suo cuore.
E un bel grazie per esempio anche a suo marito Andrea, ma pensate, un uomo che lavora e accettava volentieri, l'ho incontrato tante volte, ed era contento che la sua sposa potesse offrire un contributo come quello che lei ha fatto. Adesso ci sono i nipoti, non so se i nipoti sono così salvadorati. Ecco, Milena non ha avuto le mie ultime due offerte, e allora a lei offro questo delle onde del mare, con questa parola: il mare è onda sempre in movimento e fondo sempre calmo, l'uomo è mani che operano e cuore che medita. Ok, così anche questo è il bonzo Kyoichi, che alcuni di voi conoscono, è tornato dal Giappone, ma è subito ripartito per altrove, ma 3 o 4 giorni fa mi ha portato dal Giappone questi dolci fatti con il tè. Ecco qua. Poi, questo qua è un alberello giapponese. Ecco qua. Grazie mille. E io ti ricambio con ma tu hai già ricambiato. No, con questi due nonni sono i due vecchi, perché oltre l'opera Omnia esiste una collana che affianca l'opera Omnia, perché non tutti hanno il coraggio di acquistare dei volumi così grossi. Allora la povera casa editrice, perché veramente quasi ci rimette, ha pensato, ma io sono felicissima, di fare dei libretti più piccolini, prendendo solo una parte di quello grosso, oppure magari è un prologo, oppure un dibattito, così che sia ancora sia più accessibile. Allora, gli ultimi due sono: uno è la visione mistica, è un dialogo di Panica con Angela Volpini, che è una signora che poi ho conosciuto, che ha visto la Madonna per 9 anni, e Panica mi dice: dovresti conoscere una persona che vedeva la Madonna, non era interessata, mi sembrava un po' strano. E lui e lei dice: devi conoscere Milena, vabbè. Poi, morto, ci siamo conosciute per caso, e l'ho vinta lui, perché mi è piaciuta molto a me, e ho capito che era piaciuta molto anche a Renato, e io l'ho stimato anche per questo. Dico, pensa, perché di solito uno intellettuale o così disdegna magari da visionare, tra virgolette, lei non è, cioè, ha avuto un'esperienza molto bella, ma soprattutto la sua visione della realtà coincide incredibilmente con quella di Panica. Tant'è vero che ho messo anche la lettera che lui ha scritto. Quindi diciamo due sfondi culturali completamente diversi, e questo discorso, questo dialogo che è avvenuto, ha detto, ma merita di essere pubblicato. E questo è proprio ultimissimo, appena uscito, ed è l'utopia concreta, l'inganno, l'astuzia di Indra, che riguarda tutta l'India, diciamo da un punto di vista più sociale e economico, politico, ma è una crisi, cioè parla della crisi della società indiana, però come fosse la crisi del mondo occidentale. Certo. E quindi attraverso l'inganno di Indra, che era il dio di tutti, il capo di tutti gli dei, dice: ma magari si arriva a un certo punto perché è necessario per prendere un'altra direzione. E allora l'ultimo incontro sarà proprio la visione mistica che devo trattare io, quindi sto via molto bene. L'utopia concreta, l'argomento sociale è affidato a Burbello, e quando sarà il suo turno. Ecco, vabbè, quindi proprio sono affondito, proprio posta, però. Posso dire, e qualora non ci potessimo salutare, grazie a tutti di essere qui a venire, vi attendiamo la prossima volta, e se anche prima, passando di qua, entrate, fate sempre. Grazie.
sapete, ieri sono stata a Francoforte perché volevo cercare di incontrarmi con degli editori per pubblicare Panica, quindi non lascio tutti i problemi e infanzia, eccetera. Sono tornata a casa stanotte, non avevo avuto tempo di prepararmi. Allora vi chiedo di perdonarmi se leggo alcune cose che avevo preparato prima. E poi dopo magari mi interrompo e vado a rotta libera, però tanto per avere un senso sul conduttore. Abbiamo visto nel filmato l'uomo, Panica, che parla della sua vita. L'uomo però è, come il singolo che si è posto, che ha ricaricato, diciamo che è l'umano, e nell'umano la consapevolezza di essere uomo e anche la sua intellettualità, perché l'intelletto è anche il grande dono dopo la consapevolezza, e anche appunto la parte di meglio. Allora, qua era nel filmato avete visto proprio l'uomo che si emoziona, la fine della vita, che ricorda i periodi, il periodo difficile, la guerra civile, eccetera, eccetera. L'uomo che sempre di lui è stato detto che era un grande intellettuale, però chi l'ha conosciuto più da vicino sa benissimo che era un mistico, che nascondeva però il suo misticismo, nascondeva o copriva, velava il suo misticismo sotto un velo intellettuale. L'ha anche accennato nel filmato, se ho capito che non potevo che dare una forma più intellettuale. E i suoi scritti, infatti, l'approccio a volte è un po' difficile, proprio perché si fa carico anche, conoscendo, ha dedicato tutta la vita allo studio delle varie religioni, all'arricchimento come esigenza propria. Conoscenza, vero quando dice non si può, si deve conoscere almeno un'altra religione per non assolutizzare la propria, e l'approccio a un'altra religione fa scoprire meglio la propria, meglio fondo. Ho scoperto attraverso l'Advaita la Trinità, il significato della Trinità, e comunque lui ha approfondito e la sua conoscenza, l'intelligenza è stato dotato di una grande intelligenza, il tempo che è dedicato, lo studio, la sete, tutto questo si è sentito come il carico di quando gli chiedevano quanti anni ha, gli detto una volta risposto 6.000 anni, perché è da Homo sapiens. 6.000 anni, Homo sapiens, tutto il carico umano su di sé. E quindi anche ha convinto che ognuno di noi, lui, ognuno di noi è il risultato di tutto quello che c'è stato, perché ha parlato in esperienza. E quindi proprio anche nei suoi diari dice: io non rifiuto la tradizione, anzi mi sento debito alla tradizione, e quindi nei suoi libri, io che ho stato traducendo soprattutto i suoi libri di notte, si nota no, in greco, in latino e in sanscrito, e Sant'Agostino di qua e Kierkegaard di là, e questo, cioè, no, perché tante note, proprio esausta, no? E lui diceva: sai, non voglio, io voglio tenere vivo il passato, la tradizione, è un arricchimento, però non, la teologia, lo studio, eccetera, non è archeologia, è la base per poi proseguire, andare avanti, come dicevi appunto giustamente. E quindi è una, diciamo, una ricchezza. Poi l'approccio alla lettura, qualcuno di voi mi diceva prima, che viene bloccato per questa grossa corte, insomma, spesso intellettuale. Ma ci sono due modi per leggere, direi. Uno, ripeto, sia anche quello che è stato prima. Io le note di Sant'Anna, i primi libri, le ho fatte di Sant'Anna.
ma c'è chi legge per, e giustamente fa il suo lavoro, per memorizzare e poi trasferire agli altri. E c'è chi legge invece per nutrirsi. E dopo non si ricorda più neanche se era in questo libro o in quest'altro. Certo. Io i miei libri li leggo, li sottolineo, poi dopo li riprendo dopo un po' di anni e non ho più colore. A volte sono variopinti, hanno più colori. Però proprio per nutrirsi. Quindi l'approccio ai libri di panica forse è fatto dal punto di vista più accademico, intellettuale, oppure proprio come un nutrimento della propria pianta. Però dicevo, abbiamo visto il filmato e lì è più l'aspetto umano della sua vita. Adesso sarà una carrellata, proprio una carrellata del suo pensiero intellettuale, per poi invece arrivare all'ultima parte, che è più quella, diciamo, spirituale. Vi leggo subito perché poi mi scappa e invece ci tengo a leggere questa pagina. Credo di averla perché ho fatto tutto di corsa. Aspettiamo gli occhiali. Yeah.
scherzi a parte. Però mi sono anche detta, siccome tutti gli altri libri, dall'induismo al buddismo, alla secondarietà sacra, al dialogo interreligioso, il Cristo dentro, anche in tutti i modi, possiamo anche accettare, tanto lui non lo sa bene, cioè, inteso come lui lo intende, che sembra affermando che Gesù è Cristo, ma il Cristo, lo posso dire, c'è d'accordo, non riguarda mai. La famosa frase di Pane, Gesù è Cristo, però il Cristo non si limita a Gesù. È forte questo, però è tutta l'essenza della sua comunità. Allora, dicevo prima che gli ha lasciato tutta l'opera a me, a Vivaio, che ha fondato, e quindi è un gruppo di persone che portano avanti, e più che organizzare un evento con la forza proprio, il compito invece di pubblicare tutta la sua opera, tutte le lingue. Ed è già molto, diciamo, molto impegnativo. A parte l'opera Omnia, ha lasciato, come accennavo prima, 50, poi due ne ha persi, insomma, 48-50 quaderni scritti. Avete visto quelli? Sì. Erano pagine studiate, quasi. Io riesco a leggere tranquillamente, ma fanno un po' difficile, un libro, ma avesse, e le lasciate nere sul dedo con quella lettera. Io ho detto, d'accordo che fa parte della scesi, la purificazione, eccetera, però dico, ammigliare, lasciamene in una lingua. No, e sono scritto in catalano, in castigliano, in tedesco, in inglese. Perché? Perché lui, se si trovava in India e in America, scriveva in inglese. Tornato in Spagna, continuava in spagnolo. Però quando andava in Germania, scriveva in tedesco. O durante l'Opus Dei, che erano un po' così, per non farsi latino, scriveva in tedesco. E quindi io mi sono trovata con 50 quaderni scritti in quattro lingue. Allora, trova qualcuno che a copiare, io li devo correggere, ho trovato due suore, una era una bellissima che era l'altra, persone anche di fiducia, questo lavoro in umani. E dopo capite perché faccio queste parentesi. Vi leggo quindi la lettera con cui lui mi ha lasciato i suoi piani e dice, appunto, 2003 San Michele, la casa dove avete visto Milena. Ti affido questi frammenti della mia vita, ma la vita non è nemmeno la somma dei frammenti. Sono sprazzi della mia vita, sono sinceri, ma non sono la verità della mia vita. Questa è una terra bella, è ineffabile e gli aspetti più profondi non appaiono. Tu mi dici che possono servire ad altri. Io penso che il mio servizio, scritto fra virgolette, sta nei libri, che sono cristallizzazione della mia vita. Ma il cristallo non è la vita, non è la carne, è bellissimo. Ma il cristallo non è carne. Spero che tu saprai trovare l'incarnazione senza cadere nei pettegolezzi. Affidandoti queste pagine, ti affido anche la mia vita. Hai la piena libertà nel nome di questo mistero che ancora chiamiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. E lo Spirito di Primi. È la prima volta che la leggo in pubblico. Grazie. È molto, sì. E adesso io mi trovo con questo compito in mano. Che faccio? Appunto, nutro le anime, mi prendendo le persone. O nutro a volte magari la curiosità o
tutti per distensionare un grande uomo. Vabbè. Allora dicevo, facciamo due cose. Prima avete visto il filmato, adesso faccio questa carrellata perché è la cristallizzazione del suo pensiero e poi vi leggo, come ho fatto in Ambrosiano, alcune pagine degli altri. E così abbiamo l'uomo completo, la vita umana, intellettuale e spirituale. Va bene? L'autore stesso. Non è stato facile convincere l'autore a preparare tutte le introduzioni. A volte sono nuove stesure, a volte scritti rieditati e adattati a introdurre l'argomento di un volume. Esse furono poi raccolte e pubblicate dagli HBook nel libro Vita e Parola, che è questo, che rappresenta in certo qual modo la summa del pensiero di Pankaj. Meglio di un'antologia compilata da altri, cui l'autore sempre si è mostrato contrario per il rischio di vedere banalizzare le sue intuizioni. Ricordo come è terminata la... quando abbiamo fatto la suddivisione dell'opera Omnia e dei vari volumi, ha scelto l'autore. E adesso mi arrabbio quasi pensando perché ci sono alcuni accademici che criticano, chi criticano, no? Se ci scritto pure l'opera che mi ha lasciato la decisione che ha fatto l'autore, criticano parte perché non ha fatto l'opera Omnia in modo cronologico, ma lui ha scelto volutamente di farlo per Dio. Perché dice, parla tutto il mio pensiero sulla religione, sull'umanismo, sul buddismo. E comunque, quando abbiamo iniziato il lavoro, gli ultimi tre anni, anche forse prima, abbiamo fatto questo lavoro e fortunatamente con lui in vita, per quell'opera omnia, è proprio la sua opera omnia, quello che lui ha deciso di lasciare ai posti. E sono tutti i suoi libri, più tanti articoli che vanno a completare il pensiero. Alcuni magari dicono, ma non c'è un articoletto che non appare. Scusa, se l'autore ha preferito quello di non ritenerlo la sua importante, magari non c'è. Però è la sua, come lui ha deciso di fare, come lui desidera trasferire per l'umanità le risposte. E gli sembra giusto. Allora, eravamo nel suo studio, quella è la prima immagine che avete visto con tutti quei libri, con la sua scrivania. Come cominciamo? Perché non aveva tanta voglia di preparare l'opera Omnia. Poi però io, ma soprattutto anche Sante Bagnoli, l'editore, abbiamo detto meglio che la faccia lei, che invita quella sua opera Omnia, che non lasciare i libri ai posti e poi ne fanno uno sonorologico, non è la cosa viva. Allora finalmente si è deciso. D'accordo, come cominciamo? Cominciamo dai libri. Allora, va bene, aveva detto di seguito la scrivania tutta la libreria con i libri suoi, quelli pubblicati da lui. E questo è cristianesimo, mettiamolo qua. Questo è il buddismo, mettiamolo là. Insomma, a un certo punto, vedi, la scrivania ormai non era più sufficiente. Quindi c'era la pila qua che cresceva, l'albero religioso. Questo non lo mettiamo da qua. Questo, e io mi dovevo spostare da una parte all'altra, ma non che prendevo il libro. Dove lo mettiamo? Fuori colonna. A un certo punto mi sono guardata tutta la camera, tutto il pavimento era coperto di libri. E mi ho preso la mia coscia e ho detto che io dovrei poi curare le inseguite tutti. Ma perché hai scritto tanto? Tu mi dici poi che la cosa più importante è il silenzio, giusto? Però perché hai scritto tanto? Però ricordo spesso, ti è fermato, si è concentrato.
ma sai, io ho scritto per fare chiarezza dentro di me sui temi più importanti, su perché parlare del buddismo, se io mi metto a scrivere e a riflettere su quello che ho letto prima, su quello che ho sperimentato, eccetera, faccio chiarezza per me ed è un dono anche per i miei fratelli. E va bene, e così sono, sono venuti i famosi volumi. È affascinante vedere come in ogni volume, apparentemente sugli argomenti più svariati, appare sempre riflessa la vita del suo autore nella sua visione mistica della realtà. Riporto quindi l'itinerario del suo cammino, come lui stesso ha descritto, una vera carrellata nella vita del pensiero di Panica, aggiungendo a mo' di sutra, nello stile panicariano, una frase che colga l'essenza del significato. Quindi è, adesso vi leggo una frase che coglie il cuore del volume, sono una frase dei famosi sutra. A tratto, dice, fin da giovane, quindi questo sarebbe il sunto e della vita e dei libri, dice, attratto fin da giovane dalla spiritualità, ricordate? È il primo volume, mistica e spiritualità, il tema più importante della vita dell'autore, che ha ispirato in forma di scritta tutti i suoi scritti, così da diventare una chiave ermeneutica indispensabile di tutte le sue intuizioni intellettuali. Mistica è l'esperienza integrale e gioiosa, mi piace questo gioiosa, non pratica, gioiosa, della vita, che si sente palpitare in noi e che si manifesta sempre più nella vita come Sat Chit Ananda. Chi appena ha avvicinato l'induismo, diciamo che è il concentrato della spiritualità indiana, Sat, che è l'essere, Chit, che è la coscienza, e Ananda, che è la felicità. Equivalente per lui all'esperienza cristica, alla quale tutti siamo chiamati e non esclusiva di pochi eletti. Cioè la mistica non è solo dei mistici o quelli che noi consideriamo mistici, è l'esperienza di ogni essere umano, che veramente così si considera. Allora dice, attratto fin da giovane dalla spiritualità, il primo volume, mi sono avvicinato allo studio delle religioni. Il secondo volume è Religione e religioni. La religione intesa come apertura costitutiva dell'uomo al mistero della vita e cammino verso la sua realizzazione o salvezza. Mentre il plurale, cioè religioni, indica le diverse tradizioni religiose. Certo. Allora, attratto fin dalla gioia della spiritualità, mi sono avvicinato allo studio delle religioni, approfondendo prima la religione in cui sono nato e cresciuto, cioè il cristianesimo. Sono usciti due tomi del cristianesimo, terzo volume. E il cristianesimo che abbraccia la cristianità, cioè una civiltà, il cristianesimo, una religione, e cristiania, cioè la religiosità personale che appartiene alla sfera mistica, al campo dell'esperienza. I tre momenti sono mutualmente correlati e non possono essere separati, sebbene debbano essere distinti. Possiamo dire che l'esperienza della maturità cristiana è triplice. È l'incontro con Cristo al centro di sé. Se poi volete trasformare, usare un altro linguaggio, la scoperta di Brahman. Adesso non faccio io il compito di incontro, è l'incontro con Cristo al centro di sé, al centro della comunità umana e al centro della realtà. La cristofania è la manifestazione di Cristo
icona di tutta la realtà. Cioè, ogni essere è una cristofania, c'è una manifestazione di me. Ma vedete che non è però cosciente. Continua. Allora, ho avvicinato il convertito al cristianesimo, scoprendo poi la religione di mio padre, l'induismo. È il quarto volume. La cui ricchezza, profondità e anche attualità, Panica scoprirà da adulto nel suo lungo soggiorno in India, attraverso i testi fondamentali della rivelazione vedica, che lo porteranno alla stesura della sua antologia di Veda Matramangiari. Di Panica verrà detto che solo un, infatti India l'ha detto, che solo un Rishi, Rishi è il colui che vede la realtà grande e veggente, solo un Rishi poteva compiere l'arduo compito di rendere accessibile all'umanità di oggi la saggezza raggiunta dall'uomo nel passato, quando egli viveva nella consapevolezza della realtà. Infatti è impressionante, dicevo prima qualcuno, lui ha impiegato 10 anni a tradurre dal sanscrito i Veda, una parte di Veda. Poi bellissime sono le introduzioni, perché è come la chiave per poter capire questi versi. Io ho impiegato 3 anni per tradurre poi dall'inglese in italiano. Questa è anche la mia fortuna, perché andavo da lui e dicevo io non capisco, e allora lui con pazienza mi spiegava. E quindi questo sono l'induismo. Subendo infine il fascino del buddismo, pur rimanendo fedele alle mie origini cristiane. Il buddismo è il quinto volume. Come poteva Panica non rimanere affascinato dalla sottile analisi della mente e alla conseguente ricerca spirituale buddista, che prende forma di via di liberazione tramite l'esperienza integrale della realtà in ogni aspetto della vita, consapevole però della sua ineffabilità, in quanto la mente umana sarebbe costretta a pensare all'assoluto come essere o non essere, utilizzando dunque categorie ermeneutiche relative. Con questo bagaglio di esperienze e conoscenze mi sono aperto in forma spontanea al dialogo con le diverse culture e religioni, avendolo già vissuto interiormente, quindi non è stato un avvicinare o un dialogare, tu sei musulmano, tu sei indù, non era un dialogo così a tavolino, ma attraverso l'esperienza. Quindi non si può scoprire infatti la verità di un'altra religione se non la si vive in profondità dall'interno. È il sesto volume, culture e religioni in dialogo. L'incontro in profondità e libero da schemi precostruiti con altre culture e religioni porterà Panica alla sua visione del pluralismo e della relatività che abolisce qualsiasi tipo di rivendicazione assolutistica e ha il suo fondamento nella diversità e varietà radicale della realtà stessa. E non so se voi avete mai guardato il sito di Panica, quello ufficiale, e dove quando è morto ho messo un breve passaggio di un suo filmato e ho scelto proprio sicuro della finestra perché è ancora pieno di vita e parla appunto del non solo del dialogo ma del pluralismo e questo esempio per chi non l'avesse visto è talmente calzante perché dice, ognuno di noi guarda la realtà e vede che cosa? Quello che riesce a vedere dalla sua finestra e vede veramente quello è realtà, non è Maya. E poi anche aggiunge,
se poi il vetro è pulito, è più trasparente, vede anche meglio. Ok? Però c'è il mio vicino che magari dice che vede qualcosa di diverso, perché la sua ottica, la sua visione è un po' diversa dalla mia. E magari vede anche quell'alberello bellissimo che vi ho mostrato oggi, che magari da questa finestra non vedo. E quindi il fatto che tu mi riferisca di vedere qualcos'altro mi arricchisce. E così un altro, eccetera. Quindi proprio è questo pure, insomma, questa visione della realtà fatta, cioè arricchita dalla visione di ognuno. Tutta la vita di Raimond Panica è stata dialogo. Dice infatti, il dialogo non è semplice discussione, proviene da una sorgente più profonda e più interna della stimolazione che riceviamo dagli altri. Se il dialogo vuole essere qualcosa in più della semplice manipolazione delle idee, deve emergere dai più profondi recessi del nostro essere. Ciò significa che il dialogo intra-religioso è il fondamento necessario del dialogo inter-religioso. Il dialogo inizia nel vuoto del cuore, là dove né spazio né tempo separano. Il tempo del vuoto del cuore è il presente, il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Tale dialogo religioso, cioè io ho preso una frase in cui lui descrive la sua vita, no? Tale dialogo religioso si è svolto principalmente fra le due religioni che ne costituiscono, il cristianesimo e l'induismo, e il volume settimo. Cristianesimo e induismo come fratelli che si incontrano di nuovo dopo secoli di separazione e cercano di condividere le loro esperienze. Indù e cristiani vengono nei termini della persona umana completa e realizzata il fine della vita. Panikkar auspica che nasca dal loro incontro una fecondazione reciproca che porti il cristiano a riconoscere livelli di percezione e gradi di conoscenza che superano la conoscenza generale della mente razionale, e che vivere la vita significa trovare gioia nello scoprire la realtà e raggiungere l'armonia con essa, più che cercare di controllarla e conquistarla. L'induismo, a sua volta, può imparare dal cristianesimo a considerare le strutture del mondo più seriamente, che l'ordine sociale umano deve essere governato anche in base alla giustizia immanente e diretta, e infine che la storicità è essa pure un elemento dello sforzo umano verso la salvezza, perché è buonissima la spiritualità, però non si può scavalcare i cadaveri, lasciare pure, insomma, sappiamo qual è l'ombra e la luce della Bibbia. Continuo. Dalla rielaborazione dell'idea di Trinità, che considero il fulcro del cristianesimo, sono giunto alla formulazione della mia visione della realtà, che ho chiamato cosmoteandrica. È volume 8. Visione trinitaria e cosmoteandrica, Dio, uomo, cosmo. Panica supera sia la visione monoteista, e a volte quando dice no, il cristianesimo non è una religione monoteista, è trinitaria la visione. Quindi Panica supera sia la visione monoteista, sia quella dualista, aprendosi alla visione adualista o advaita, che chiedeva adualista, prima scriveva sempre non dualista, non duale, advaita, e l'uccello, diciamo, essenziale, quindi. Però poi mi ha fatto correggere, perché anche lui è cambiato, maturato, insomma, ha approfondito.
dice no, perché non duale, il non è negativo. Invece a duale è assenza di due. È privativo. È privativo, è molto meglio, infatti. E dice quindi, la realtà, no, però non ho finito la frase, Panita Sutra, sia la visione monoteista, sia quella dualista, prendosi la visione dualista o advaita, che il puro intelletto non può cogliere senza la partecipazione dell'amore. È l'amore che unisce. Io posso vedere un polo di qua, un polo di là, ma non vedo. E quindi sono in una visione dualista o pure monoteista, una cosa sola. È solo l'amore che mi permette, come un segmento tra due poli, di cogliere uno e l'altro, perché unisce. Dio, uomo, cosmo, che presi separatamente sono semplici astrazioni della nostra mente. Continuo. Per comunicare agli altri ciò che non può essere descritto direttamente, sono ricorso al mito, al simbolo e al culto, che sono alla base di ogni formulazione di fede, sviluppandone l'ermeneutica. E volume 9. Mito, simbolo e culto, tre forme attraverso le quali l'uomo si apre al mistero della realtà. Un triplice velo che non rappresenta un impedimento alla visione della realtà, ma solo riconoscendolo come tale ci è dato di vedere. Sono quindi sempre stato attratto dalla filosofia, intesa come amore per la verità, per il mistero. Ricordate quando dice la filosofia come la chiamo io, non è soltanto l'amore per la saggezza, ma la saggezza dell'amore. Quindi volume 10. La separazione tra filosofia e teologia è, secondo Panita, mortale per entrambe. Panita fu definito da sua madre filosofo passionale. E in verità la sua passione per la filosofia, non solo come la saggezza, ma anche come saggezza dell'amore, rappresentò il filo conduttore di tutta la sua vita. La realtà non può essere compresa con una sola delle nostre facoltà o in una sola delle sue dimensioni. La filosofia esige un coinvolgimento totale, quindi filosofia come stile di vita. Solo quando sei tu stesso, il puro te stesso, conoscerai le cose come sono, disse un maestro Zen, e ripete Panita. Volume 11, sto arrivando, sono 12 appena. Non volendo chiudermi in un mondo di speculazioni astratta, mi sono aperto alla vita che mi sta attorno, nella sua concretezza, e ho scoperto che non era profana, ma sacra. Da qui il mio interesse per i problemi che riguardano la secolarità. Infatti quel libro che è ultimo uscito, di Gagnolina, Utopia Concreta, prende in considerazione proprio i problemi concreti come sono affrontati oggi nella società. È volume 11, Secolarità Sacra, intesa come esperienza dell'intrinseca relazione fra le due dimensioni della realtà nell'uomo stesso, punto di incontro fra cielo e terra, superamento tra secolare e religioso. Dodicesimo e ultimo, spazio, tempo e scienza. Noi non viviamo in un tempo e in uno spazio, ma siamo tempo e spazio. Il tempo non è un involucro esterno agli esseri, ma una dimensione costitutiva e specifica di ciascun essere, che è in quanto perdura e che perdura proprio in quanto egli è questo essere specifico e non altro, dice Panita e continua. Scienza e tecnologia nate in seno alla cultura occidentale hanno portato a grandi conquiste, ma la mentalità scientifica rischia di impedire la conoscenza vera della realtà,
passaggio, è identificarsi nella cosa conosciuta, è un processo di conversione, implica comunione, l'abbraccio amoroso che ci pone in comunicazione con la realtà e il cui elemento interpretativo non è che una dimensione. La realtà è di molti colori e la visione monocromatica della scienza moderna non ha validità universale. Quindi, questa è la carrellata che abbiamo fatto, proprio in modo molto, molto veloce. Ora mi siano concesse alcune riflessioni personali. Ho avuto la fortuna e il privilegio di essere accanto a Raymond Panjka negli ultimi 20 anni della sua vita, trascorrendo lunghi periodi insieme a Tavertè, a casa sua, o in Costa Brava e a Milano, a casa della mia famiglia. Ha sposato mia figlia e ha battezzato la prima nipotina. E anche in numerosi viaggi, pellegrinaggio dal Tibet al Perù, che aveva fatto, e in India, per annatare il suo padre. All'inizio il motivo era la traduzione dei suoi libri, che era per me occasione di apprendimento, perché mi permetteva di discutere con lui i passi più salienti. E spesso ciò mi consentiva di vedere, chiarire meglio, approfondire il suo pensiero. È bello perché diceva, tu sei la lettrice, non sei accademica, mi va benissimo. Per cui, se tu mi capisci, beh, va bene. Comunque, sono persone che possono capire, insomma. Allora, è risaputo che Panjka, sì, questo ve l'ho detto prima, impiegò ben 10 anni per la stesura, questo ve l'ho detto prima. Ricordo in particolare il silenzio del Buddha, quello della Mondadori. Dicevo che questi libri hanno costituito anche il mio cammino. Cioè, ricordo il silenzio del Buddha e gli altri numerosi libri pubblicati come la Buddha, fra cui è particolarmente caro La pienezza dell'uomo, una cristofania, in cui parla appunto che ognuno di noi deve sentirsi la fama della manifestazione dell'immagine di Cristo. Tante volte è scritto niente meno, sì, la Cristofania l'ha scritto in italiano, perché essendo accanto a lui per tanto tempo, lui non aveva una sua propria lingua. Pensate che tutti lo ammirano perché poteva parlare benissimo, l'ha scritto in italiano, per ora insomma, o in tutte le lingue. Mediare la sofferenza, l'umiliazione per lui grande era che non conosceva a fondo una lingua, non aveva più una lingua, per cui non poteva pubblicare quello che lui scriveva, aveva sempre bisogno di qualcuno accanto che lo aiutasse e gli permettesse di raggiungere una forma, insomma. E quindi diceva che la cristofania l'ha scritta niente meno che in italiano. Lui parlava e io scrivevo, lui mente e io il braccio, uniti dall'amore per il Cristo, che lui conosceva e che io andavo scoprendo attraverso le sue parole. E veramente questo è stato un libro che ho amato moltissimo, perché e grazie anche alla mia, diciamo, al fatto che non conoscessi bene il Cristo, che lui l'ha scritto, perché mi doveva spiegarcelo, è tutto scritto. La Cristofania della Chiesa dell'Uomo, spenta nel 2008 forse. Così, passo dopo passo, quasi senza volerlo, sono diventata la sua più stretta collaboratrice, alla quale gli ha voluto infine assegnare un compito tanto gravoso e di responsabilità come la cura e la diffusione dell'opera mia. Ma perché proprio a me? Me lo sono chiesta anch'io, e io l'ho chiesto a lui. Panjka, che ben sapeva quanto preferissi impegnare il mio tempo in contemplazione, in meditazione più che in azione, e in rapporti umani più che sulla voluta fare. La risposta si ricollega a quella che mi aveva dato diversi anni prima
eravamo a Kailash, alla mia domanda, ma perché hai scelto proprio me come discepola? Perché era veramente buffo il fatto, quando dico che ognuno di noi, insomma, le cose più belle capitano perché capitano, non per decisioni nostre. È il mio karma, ancora a volte si dice, no, mi è capitato questo. Però io avrei preferito, e glielo dicevo, una guida spirituale, guida o comunque il guru, come lo dicono in India, tipo Amritananda Mai, che abbraccia, comunica affetto dal suo sguardo, dal suo calore umano, basta, era tutto. Che succedeva? Cioè, a te mi deve capitare un maestro intellettuale come sei tu, no? E lui mi guardava, e a me? Che mi capita una discepola come te? Che non è interessata a questi problemi intellettuali? E quando io andavo a trovarlo, avevo un certo periodo dei sogni molto molto importanti. E allora, magari è andato 3 mesi, 4 mesi, hai sognato qualcosa, raccontami il tuo sogno. Quindi io gli raccontavo i sogni e lui mi spiegava la cosmotendria e così via. Per cui eravamo veramente all'opposto l'uno dall'altro. Allora dicevo, ma perché hai scelto me? Ricordo però che mi rispose con il suo sorriso ironico, perché l'aspetto dell'ironia era il fatto bello, l'aspetto bello di lui. Per 3 motivi. Primo e più importante, non ti ho scelto, ma mi sei accreditata, per non parlare di karma o altro. Va bene. Secondo, perché sai farti voler bene. E non avendo ambizioni accademiche, non susciterai invidie. Invece le ho suscitate, se non importa. Cioè lui voleva dire, non avendo, perché non ha scelto un accademico? Infatti mi dice, ma sarebbe stato meglio non un accademico. Perché dice, avrei corso il rischio di essere manipolato. Certo. Mentre invece, tutto più fedelmente, trasferisce un mio. Terzo, bicchiere quasi vuoto è più facile da riempire. Quasi vuoto è più facile da riempire. Non essendo anche appesantita da schemi e sovrastrutture più o meno intellettuali, ti sei accostata al mio pensiero con più freschezza, riuscendo a coglierlo in profondità, per cui ti sarà più facile essere fedele nel lavoro di pura trasmissione. Questo è il mio compito al quale cerco di attenermi fedelmente. Niente, tuttavia, è esente da critica. Posso immaginare la reazione ironica, che avete visto quanto aveva questo senso dell'umorismo che tu faceva male da tutti. Quindi posso immaginare la reazione ironica di panica, sentendo che alcuni critici hanno considerato la sua opera omnia incompleta perché alcuni articoli minori sono stati tralasciati, o perché è stato scelto solo un articolo fra diversi che trattavano lo stesso argomento, naturalmente quello che meglio sviluppare. Sorridendo, avrebbe chiesto, ma perché, rivolgendosi a me, perché sei sorpresa? Sono stato costantemente criticato da Vigo, troppo occidentale per gli orientali e troppo orientale per gli occidentali, o troppo filosofico per gli spirituali o troppo spirituale per i filosofi, troppo indù per i cristiani e troppo cristiano per gli indù. E ora, per cosa sono criticato? Per come ho deciso di organizzare la mia opera omnia e persino per il mio desiderio di mantenere la mia vita privata lontana dai pettegolezzi. Non si può capire l'opera di un autore, perché alcuni dicono, se non si conosce la vita non si può conoscere
il pensiero di un autore, e lui dice sempre col suo stesso ironico: non si può capire l'opera di un autore senza i dettagli della sua vita. E allora Aristotele o Eraclito sappiamo forse se scrivevano con la mano destra o sinistra? Non curarti delle critiche e segui le mie direttive. Ecco, questo è il prete, quello che avevo preparato. E adesso invece la parte spirituale, che è tratta da questo diario, che non so quando riuscirò a pubblicare, come prima dicevo a padre Luciano. E, beh, sono diari in cui ci sono ripetizioni, ripetizioni, perché magari ogni giorno poi saltava un mese, ma magari ho perso il treno, sono cose di questo tipo che nessun editore naturalmente pubblicherebbe così, ma no. Però sono anche molto incerta perché, come lui dice nella lettera che mi ha scritto, è sicuro che non cadrò nei pettegolezzi, ma non solo pettegolezzi, ha incontrato quasi un secolo di vita, ha incontrato grandi personalità, ma anche persone che si rivolgevano a lui come vita spirituale, e quindi anche le sue lettere, la sua corrispondenza, l'avevo tutto preso e se la persona che conoscevo le ho restituite. Ma perché rendere pubblico? Perché questa mania di voler mettere le mani, conoscere tutto? E quindi sono ancora in dubbio se fare questo lavoro o lasciarlo per molto più avanti, quando anche le persone magari implicate ci sono o non ci sono, non lo so, sono molto indecisa. Oppure l'idea che mi è venuta proprio ultimamente, leggendo, non so se conoscete quel libro, La pesanteur et la grâce di Simone Weil, che è molto bello. Mi sono detta, ma guarda, un'ispirazione. Lei ha lasciato tutti i diari a questo uomo, non mi ricordo il nome, e dicendo proprio fate quello che vuoi, come manda, fate suone. E lui ha scelto per temi, e lei, sì, lui ha scelto per temi il pensiero di Simone Weil. E io lo leggevo e dicevo, fa la stessa cosa. E quindi prendere gli argomenti che più stavano fuori di Panica, che lei ha sviluppato, e portarli, e quindi per nutrire, diciamo, le anime, che è la curiosità morbosa. Quindi questo è il pensiero che lascio prima a tutti. Adesso però, appunto, vi leggo in anteprima, nel senso che non è pubblicato, alcune pagine che riguardano più il terzo aspetto, che però non sono per aspetti saltati, ma sono aspetti di un'unica ricordata. Allora, disordine. Questi sono tre. Dei diari di Raymond Palma. Per il suo. Per l'anno scorso. No, aspetta, vabbè. Abbiamo festeggiato l'università, la biblioteca, la ricca biblioteca di Panica, che è stata donata all'Università di Girona. E poi c'è stato un convegno internazionale di persone da tutte le parti, naturalmente desideravano vedere la tomba sotto le tette, e coincideva anche con non ricordo quale evento, e nella cappelletta, nella chiesa, accanto alla quale c'è la tomba di Panica, perché quando è morto ha voluto che metà dei suoi ceneri fossero messe nel cimitero secondo il rito cristiano, e metà dei suoi ceneri invece disperse nel Gange, cosa che allora mi sono detta
sono state la prima volta che ho scelto dai suoi diari alcune pagine, alcuni. Questo risale al 49, però notate anche come cambia lo stile e anche dice: Dio me pide todo, io se lo do. E orgogliosa e infantilmente le dico: Signor, después de todo, ¿qué más quieres? Y oigo que me responde: después de todo, volver a empezar. Traduco. Dio mi chiede tutto e io glielo do. E orgogliosamente e infantilmente gli dico: ma Signore, è dopo di tutto che mi chiedi ancora? E sento che mi risponde: dopo tutto incomincia di nuovo. Questo è il 49. 79 del Salve. You have first to create your God. Progetting, ma lo faccio addirittura. Allora, tu devi prima creare il tuo Dio, proiettando tutti i tuoi sogni, ideali e impossibilità su di lui. E solo poi tu scopri lui. E quello che egli, è quello che tu hai creato secondo i tuoi desideri, idealizzato e secondo l'immagine da te desiderata e idealizzata e somiglianza, e hai pronti l'aiuto tu solo. Allora, solo poi tu scopri lui ed è quel lui che tu hai proiettato i tuoi desideri, eccetera, e lui che ti ha però suggerito di farlo. Tu non potresti proiettarlo se egli non proiettasse se stesso. Poi una volta gli ho chiesto: ma tu hai visto la realtà? Evidentemente che ho visto, questo l'ho scritto in italiano perché la domanda gliel'ho fatta io. Evidentemente che ho visto la realtà. Quando ti domandassi? Non lo so, ti risposi. Prima, perché la visione non capita nel tempo. Secondo, perché non ricordo nessun fenomeno straordinario. Terzo, perché la realtà si può vedere sotto solo il velo Maya, ma anche si può vedere in progressione di chiarimento e profondità nello sfondo ancora nebuloso e impreciso della stessa realtà. E questa visione si fa sempre più chiara e luminosa in crescendo. Va bene. Adesso invece, se non ti siete stanchi per gli essi assenti. No, ma sì. Allora, di questo questa pausa, chiedendo di nuovo scusa questa educazione, tante persone con cui interagire. Possiamo terminare qui. No, io ho avuto molto bene. Alle 7:10 penso di essere a casa, grazie, scusate. Leggiamo qualche pagina e poi vediamo. Questi passaggi dei diari li ho letti, come tu ricordi, in ambrosiana, quando hanno presentato i due gruppi sul cristianesimo. E allora mi sembrava un argomento più adatto e riguardano la risurrezione. 1957.
Santo è con me e in me. Io sto vivendo una vita che è in crescita, si espande, ma come per il maestro, con la N maiuscola, il cammino che il discepolo deve seguire, anche se individualmente, è la totale assunzione del tutto sulla croce. Ma la croce non è una cosa negativa, è l'immolazione del mio ego e la risurrezione di Cristo in me. 64. Monserrat, una grande Pasqua, Signore. La risurrezione non è solo, né fondamentalmente, un semplice fatto storico, è transtorico, tempo eterno. Tutto il cristianesimo dipende da fatti storici, concreti, cioè incarnazione, passione e risurrezione, che non possiedono nessuna necessità razionale. Perché devi essere razionale la realtà, sia? La classica meditazione cristiana non consiste nel ricavare idee generali o concetti universali, ma nel contemplare semplicemente i misteri singolari nella loro stessa singolarità e storicità. Cioè, sapete l'anno liturgico è soltanto rivivendo la passione, la risurrezione, i fatti di Gesù che minuto e assimilo il suo insegnamento. Come abbiamo detto, momenti tempi eterni che perforano la crosta del tempo e raggiungono, scoprono il centro eterno. Non c'è bisogno che siano momenti durevoli. Eternità non è tempo perenne, è un'altra dimensione. La si può chiamare risurrezione o anche realizzazione. L'uomo realizzato non è in ansia per il futuro, non guarda al futuro come al compimento del proprio essere, e tuttavia il futuro dà nuove opportunità di riattivare occasioni per tutti. Dice nel 77: non voglio e non posso sapere nulla del Dio, la I maiuscola. Basta che abbia coscienza del mio essere il tuo tu. Questo per me è molto, molto importante, molto bello. Io non posso conoscere Dio, ma devo avere coscienza che io sono il tu del Dio. Ed è questa che include l'unica maniera possibile di conoscere Dio, non direttamente attraverso il simbolismo, non c'è un tu senza un Dio, ma nella stessa vivenza del tu. Cioè, è come il San Paolo che diceva, non so che Dio, San Paolo che vivo, l'esperienza del tu include in se stessa Dio nell'unica maniera che può essere conosciuto, e questo è valido ugualmente per Dio, per il Padre. È il Figlio, è il tu che è l'autocoscienza del Padre. E qui si rilancia molto anche alla concezione di tu. Brahman, non seriamente bellissima, è la vita, ma è Ishvara, la coscienza, è il Figlio che è la coscienza del Padre. E questo vale per noi, per gli uomini ugualmente. L'esperienza del mio essere tu è l'esperienza mistica suprema. Santo. E altro stile. Io non so dirlo, Signore, io che vorrei fare di ogni parola una canzone. E quando credo di aver cantato, nessuno ha udito la melodia. Hanno cantato qualche armonia, senza sentirne la vita. Non permettere però che mi chiuda in un silenzio codardo, perché il silenzio non è mai un termine, ma l'inizio confuso di un amore sconosciuto. Cioè, se il silenzio non porta poi
alla parola o all'azione che rimane fermo, dal silenzio che nasce la parola. Dice nell'85: non ho l'ambizione del potere né della fama, la mia vocazione monastico-sacerdotale permane più forte che mai. Alla fin fine essere professore, per quanto io sia un buon insegnante, però non è la mia cosa. Non posso nemmeno lasciarmi consumare dal lavoro, e questo lo devo fare bene. E nemmeno posso rinchiudermi fra i libri. Il dialogo forma parte della mia vita e i miei viaggi servono proprio per questo. Vivere è il gioco poetico contemplativo. Facciamo un'ultima. Ciò per cui, l'ha detto anche nel filmato, ciò per cui soffro è la microdossia. Resurrezione non significa solo un ridestarsi nella vita temporale e nemmeno una sua prosecuzione, ma una trasfigurazione, una metamorfosi, una nascita alla vita definitiva, effettiva, autentica, vera. Effettiva, autentica, vera, fra parentesi, non significa però che la vita terrena, così come vissuta nel suo insieme, sia inautentica, falsa, irreale. Solo che non è definitiva, non è per sempre. Resurrezione significa trovare il definitivo qui in terra, altrimenti sarebbe solo un'altra vita, un cosiddetto al di là. L'immortalità è un'altra cosa, è una fede cosmologica. Resurrezione è una fede antropologica. Noi dunque, anima e corpo, la nostra essenza non si colloca solo a livello spazio-temporale, ma sta al di sopra di questo piano e può raggiungere, toccare, vivere la vita qui e ora. Qui e ora è un modo di dire ben intenzionato, ma è proprio perché si tratta proprio di una vita che trascende il qui e ora senza lasciarlo. Risurrezione è proprio questo superamento. Non so più se è tratta di mia coro o togliamo. Dice, sono passato per questa vita quasi senza calpestarla. Non le ho dato troppa importanza, ma credo di aver vissuto la vita e questa non la lascio ora. Semplicemente il cuore cesserà di battere. E conclude dicendo, in manus tuas domine, commento spiritum meum.